Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti a questa lettura settimanale per il segno dell'Ariete. Vi ricordo che per conoscere i prezzi delle letture private potete o inviare una mail oppure andare sul sito internet. Dunque, l'energia che vivremo questa settimana è caratterizzata dalla carta della forza e dalla carta dell'eccesso. Quindi sembra che state un po' resistendo troppo, sembra che state cercando di tenere duro su qualcosa. Forse perché qualcuno di voi vuole per forza avere ragione, o forse perché l'altra persona nella vostra vita vuole necessariamente avere ragione. Ecco comunque che il risultato è che uno di voi due, o addirittura tutti e due, vi state trattenendo, state cercando di controllare i vostri istinti, state cercando di controllare le emozioni, di non esprimerle, di non manifestarle. Solo che questa cosa sta un po' arrivando all'eccesso, sta un po' adesso arrivando all'esagerazione, e quindi questo rischia comunque di diventare un po' pesante. Vediamo adesso quali sono le energie che ciascuno di voi canalizzerà questa settimana. Dunque, uno di voi ha, ecco di nuovo la forza, il 10 di bastoni, e un altro invece di voi ha il 9 di denari rovesciato e il 4 di denari. Quindi, ragazzi, qua è chiara la situazione. Qualunque cosa voi stiate vivendo sicuramente sta un po' arrivando al limite di sopportazione. In particolare uno di voi due sembra che ormai tiene duro da tanto tempo, sembra che ormai si carica dietro questo peso sulle spalle da un bel po' di tempo, tanto da avere un 10 di bastoni e una forza che rappresenta il peso, la fatica che si fa ad andare avanti. Rappresenta il sopportare certe situazioni o certe cose che non sono così semplici da sopportare, mentre invece l'altra persona, con questo 9 di denari rovesciato, il 4 di denari, sembra invece manifestare una forma di chiusura stranissima, una forma di chiusura esagerata, eccessiva. Ecco, io credo che questa settimana per il segno dell'Ariete si sentirà un po' l'eccesso di quello che sta accadendo, anche perché la persona che sta da questo lato si manifesta una chiusura fortissima, ma allo stesso tempo sembra anche qualcuno che non è capace di stare da solo, sembra qualcuno che non è capace di essere emotivamente indipendente ed emotivamente autosufficiente. Mi sembra una di quelle persone che hanno bisogno dell'altro, hanno bisogno di avere qualcuno costantemente a fianco. Quindi potete essere voi questo qualcuno, potrebbe essere qualcun altro, o magari questa persona in questo momento sta vivendo un momento di isolamento e di solitudine, di chiusura, ma non lo sta vivendo bene. Qualcosa comunque non va, qualcosa non funziona per il meglio. Quindi ecco che in realtà queste energie che noi stiamo osservando per questa settimana sembrano portarvi un po' all'esasperazione, o comunque a stancarvi. Voi stessi vi renderete conto che c'è qualcosa che non va, che non quadra, e che comunque non potrà continuare così a lungo, perché uno dei due deve aprirsi, la persona che sta da questo lato deve necessariamente aprirsi, non può continuare così. Sembra anche molto infantile come atteggiamenti. Chi sta da questo lato si sta anche comportando un po' come un bambino capriccioso, una bambina capriccioso, comunque come qualcuno che non riesce a vivere la relazione in modo maturo. Ma vediamo un po' qual è il consiglio degli angeli per questa settimana, per il segno dell'Ariete. Beh, il consiglio degli angeli di questa settimana è di concentrarvi su qualcos'altro, non sulla coppia, perché veramente la relazione, l'ambito amoroso, l'ambito sentimentale vi sta in effetti portando a una condizione di stress, e non ne vale la pena, perlomeno non in questo modo e non in questo momento. Quindi, piuttosto che sprecare tanta energia nei confronti di qualcosa che per adesso non sta andando per il verso giusto, invece il consiglio piuttosto è focalizzatevi su altri settori della
della vostra vita, come quello professionale, lavorativo, familiare, anche perché questa potrebbe essere una settimana nella quale magari ci saranno delle nuove iniziative, ci saranno dei nuovi progetti o ci sarà comunque un nuovo inizio relativamente alla vita professionale, o ci saranno nuovi documenti o nuovi contratti o comunque un inizio, un rinizio di qualcosa. Quindi focalizzatevi su questo, non disperdete le vostre energie. Che voi siate quelli che si trattengono e che tengono duro, o che voi siate quelli che invece sono arrivati a un punto di chiusura e diciamo non ha molta importanza, perché comunque questo è un momento nel quale effettivamente, piuttosto che esagerare in cercare di far funzionare qualcosa in un modo in cui non fluisce liberamente, focalizzatevi davvero su altro, perché rischiate davvero di disperdere troppa energia. Per il resto, ragazzi, se volete una sessione privata, scrivete oppure andate sul sito, altrimenti ci vediamo alla prossima.